ovvio ed evidente che farò il senatore di tutti i 55 comuni di Monza e della Brianza con uguale intensità e con uguale passione. Però io sono nato a Monza, sono stato battezzato in questo Duomo, qui ho fatto la cresima, la prima comunione, insomma ho studiato qui, ho fatto, è la mia città e c'è stato, siamo andati testa a testa. 5 punti percentuali in più, 1000 voti. Si vede che aver portato la squadra da Serie A alla Serie C è servita. Certo, io avrei preferito che questo seggio fosse rimasto a mio maestro di vita, alla mia guida, al mio tutto, che è Silvio Berlusconi. Ma avrei preferito davvero che fosse andato avanti lui. Quindi questa vittoria è dedicata a Silvio Berlusconi? Solo a Silvio Berlusconi, esclusivamente a Silvio Berlusconi, a cui io sono grato per tutta la vita. Certo, devo ringraziare tutti i partiti del centrodestra che quando è stato fatto il mio nome hanno detto di sì, ma perché hanno detto di sì? Perché sapevano dei miei 44 anni di vita di fianco al Presidente. E adesso cercherò di impegnarmi al massimo perché mi sento molto motivato perché sono appunto il senatore proprio della zona dove sono nato e quindi siccome da qui non posso scappare e quindi non posso non fare perché non posso, non essendo stato catapultato, io sono nato in via Zone Visconti lì e andavo all'oratorio del Redentore, quindi Pio Carlo Alberto giocavo tutti i giorni a calcetto in una lateria, adesso c'è ancora una gelateria, quindi non posso scappare, devo impegnarmi per forza. Adesso si festeggia? Sì, moderatamente, perché io penso sempre al Presidente, quindi certo che festeggeremo, ma ripeto, è un collegio che avrei preferito che fosse rimasto al suo legittimo proprietario che è Silvio Berlusconi. E so che lui non ama festeggiare particolarmente, no. Ne abbiamo parlato prima, ma io sono convinta che lassù il dottore sta festeggiando anche lui per te. Speriamo, davvero. Grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti voi, grazie molto. Grazie. E forza Monza, in tutti i sensi. In tutti i sensi davvero. Grazie.